Stasera abbiamo avuto una piccola sorpresa, grazie a Don Leone, la presenza di Milad, che lui è di sta a Bari, lui è un palestinese, che nel 2004 è stata partecipata alla 47esima edizione dello Zecchino d'Oro, cantando una canzone, Una stella a Betlemme, un attorzonio di pace. Lui viene praticamente nato a Betlemme, nel... Funziona. E praticamente lui ha partecipato alla 47esima edizione dello Zecchino d'Oro, cantando una canzone, Una stella a Betlemme. Prima di iniziare magari lo possiamo sentire, Dio la mia. Iniziamo. Tutti. Una stella c'è sulla mia città, nella notte scura la sua luce illumina il cielo, splende lassù tutto il cielo blu. A Betlemme sai, è già sera ormai, ma se guardo il cielo, quella stella splende d'amore sempre di più, splende da lassù. Salamo mia città, salam la mia realtà, salam io ti amerò, salam io resterò a Betlemme terra mia, con i canti e l'allegria l'oleandro fiorirà e la pace tornerà. Saluto te, abbraccio te, la mano mia nella tua starà. Alla hubbi biladi ta'allamna wal ghurbi ghirit marakibna. Alla hubbi biladi ta'allamna wal ghurbi ghirit marakibna. Bas rahma na'ud a ardi jadud ونغني ونعزف لحنا. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra iniziativa Diritto al Ritorno, dove racconteremo il nostro viaggio nella Striscia di Gaza. Innanzitutto voglio ringraziare Roberto, Tiziana e il Circo Arci e Leogavaro che ci ha ospitato. Non è facile in un paese come Fasano, privo di spazi sociali, fare ciò che fanno loro, che da 2 anni a questa parte sono una realtà consolidata dal punto di vista culturale e anche politico. Allora, io penso che la maggior parte di voi mi conosce, mi chiamo Ciccio, faccio parte del Comitato Fasano per Gaza. Il nostro comitato è nato all'indomani dell'operazione Piombo Fuso, collaborazione che ha portato alla morte di oltre 1.400 civili, di cui 400 bambini. Il Comitato Fasano per Gaza è nato per 2 motivi. Il primo era quello di denunciare i continui massacri del popolo palestinese da parte di Israele, e il secondo per cercare di riunire tutto l'attivismo fasanese pro-Palestina. Molti di noi avevano fatto attività per la Palestina in fondazione, altri l'hanno fatto come italiani, altri in varie associazioni. Abbiamo avuto la capacità di poter riunire tutti in un unico collettivo, in un unico comitato. Da allora sono state tantissime iniziative portate avanti, presentazioni di libri, documentari, abbiamo presentato il libro 10 domande sul sionismo, con la presenza di Cinzia Nakira e di Enzo Brandi, altre iniziative con Antonio Moscato, con Fulvio Grimaldi, con Angelo Dorsi. A 1 anno esatto da Piombo Fuso abbiamo costruito un muro virtuale, simbolico, in Piazza Ciaia, davanti al presepe, un muro che doveva rappresentare lo stesso vergognoso muro che oggi divide che oggi è presente nei territori in Cisgiordania. Su questo muro noi avevamo scritto tutti i nomi dei martiri di Piombo Fuso. Da ricordare anche il sit-in volontario alla notizia fatta in parte in Piazza Ciaia, quanto una ventina, trentina di noi si riunirono alla notizia del barbaro assassino di Vittorio Arrigoni.
Abbiamo fatto una raccolta firme per dedicare una strada a Vittorio Arrigoni. Altre iniziative fatte anche con i compagni pugliesi sono stati alla notte Atalanta a contestare alla sionista Noa. Altre, poi voglio ricordare anche quello, il Natale per la Palestina, fatto nel 2012, che oltre a fare musica, facciamo una raccolta fondi e raccolta anche di medicinali, che poi abbiamo portato a Pino Marella, che è oggi qui presente, di Puglia Palestina. E magari poi Pino ci racconterà anche del progetto. Però noi volevamo fare qualcosa, mi ricordo quella serata facevamo anche un collegamento con Wasim a Gaza, Wasim che oggi è qui con noi, e facevamo anche un collegamento con Hebron, con Favaz. Praticamente però noi adesso volevamo fare qualcosa in più, e qualcosa in più è andare direttamente nella striscia di Gaza. È toccata a me questa fortuna, a me e a Dominique, questa fortuna di rappresentare il Comitato per Gaza, il Comitato Fasano per Gaza nella striscia di Gaza. E io per questo ringrazio la delegazione per non dimenticare il diritto al ritorno, che qua sono i suoi massimi esponenti. Manca Maurizio Musolino che per problemi di lavoro non è qui con noi. Non è stato facile, oggi vedrete, però se vuoi puoi mandare anche le foto. Non è stato facile riuscire a entrare e anche uscire da Gaza, lo racconteremo durante la serata, ma noi alla fine ci siamo riusciti. Noi abbiamo subito sulla nostra pelle quello che i palestinesi subiscono ogni giorno. Abbiamo vissuto in una prigione a cielo aperto, però alla fine ce l'abbiamo fatta. È una missione compiuta. Missione compiuta dal punto di vista politico, perché noi siamo riusciti a rompere l'assedio di Gaza. Un assedio che si fa giorno dopo giorno sempre più duro, sia dalla parte israeliana, dell'embargo imposto da Israele, sia soprattutto dalla situazione che c'è in Egitto. Basta pensare che noi siamo arrivati al Cairo due giorni dopo, prima che noi arriviamo al Cairo, il Partito dei Fratelli Musulmani è stato messo fuori legge. E questo ha portato un'escalation di violenza a partire dal Cairo fino ad arrivare su tutta la penisola del Sinai. E questo ha aumentato le nostre difficoltà per poter entrare. Cioè, l'altro giorno leggevo un post di Rosa Schiano, che è una attivista che sta a Gaza, che aveva scritto che ancora una volta si è stato bloccato l'uscita dal valico di Rafa. Noi inoltre siamo riusciti a far parlare del diritto al ritorno dei propri palestinesi nelle proprie terre, diritto sancito dalla comunità internazionale, sancito dalla risoluzione 194 dell'ONU e con la sanzione annessa per Israele. Inoltre noi abbiamo anche portato un contributo economico, pari a 10.000 euro. Questi 10.000 euro sono stati raccolti in due anni di iniziative all'ospedale Alauda. L'ospedale Alauda è un ospedale che solamente nel 2012 ha curato più di 112.000 pazienti, di cui ha fatto oltre 3.500 interventi chirurgici, e dove nascono 300 bambini ogni mese. Noi volevamo portare anche del materiale scolastico e anche dei materiali riguardanti medicinali, solo che al 31 di dicembre noi non eravamo così sicuri di poter entrare a Gaza. E quindi abbiamo donato questi materiali all'ospedale della Croce Rossa, la Mezza Luna Rossa al Cairo, ospedale che è stato fondato dal fratello di Arafat. E durante la nostra visita abbiamo avuto anche un incontro con la sorella di Arafat. Un piccolo ringraziamento va soprattutto a quei compagni, perché su questi 10.000 euro che abbiamo raccolto, una piccola parte sono stati raccolti anche dal Comitato Fasano per Gaza. Voglio ringraziare tutti i compagni e gli amici che ci hanno dato la possibilità, che hanno dato un contributo, ma soprattutto voglio ringraziare, che sono presenti in tanti, la Curva Sud, perché ancora una volta ci hanno dimostrato hanno essere sensibili a queste iniziative. Quest'anno, durante il Natale Biancazzurro, che è una festa che viene fatta ogni fine anno, perché è una festa che praticamente vuole sempre più legare la città alla propria squadra, sono stati raccolti 1.000 euro che sono stati dati a Tono Leone per far venire qui un bambino, che è il nipote di Wasim, che è affetto da una malattia che rischia di perdere la vista. Adesso poi Tono Leone ci interverrà e ci spiegherà la situazione. Non è facile farlo uscire oggi da Gaza, perché noi sappiamo benissimo cosa vuol dire uscire da Gaza. E quindi vi ringrazio ancora. Inoltre noi siamo stati lì a portare la solidarietà di quella parte d'Italia che non si riconosce negli accordi vergognosi fatti dall'ex governo Letta,
dal punto di vista militare, dal punto di vista anche commerciale. E come non ci riconosciamo nei vecchi anche governi, quello Berlusconi, Prodi, sicuramente anche nel prossimo governo Renzi. E ne parleremo stasera di tutto questo con i nostri ospiti che sono qui venuti da Roma, che io adesso vado a presentarvi. Prima di tutto Gustavo Pasquali, che è stato il nostro organizzatore principe. Grazie a lui siamo entrati e anche usciti da casa. L'amico nemico dell'ambasciata italiana è il nemico dell'ambasciata egiziana. A proposito, io voglio ringraziare l'ambasciata italiana in Egitto perché ci ha permesso di giungere a Gaza, ci ha dato il permesso di poter andare a Gaza, e al tempo stesso nell'uscita ci ha anche aiutato per quanto riguarda il biglietto di ritorno aereo. Poi ne parleremo con Bassam. Hassan è la prima volta, e lui è un palestinese. Questa è stata la prima volta che è andato a Gaza. E quando siamo arrivati abbiamo fatto una conferenza stampa e lui non riusciva a trovare le parole per poter spiegare la sua felicità di essere arrivato nella propria terra. Lui palestinese non è stato mai nella terra di Gaza. E lui è stato importantissimo perché è fatto da interprete a tutte le nostre iniziative, quelle fatte con i movimenti politici, quelli fatti con i comitati di lotta, ma soprattutto è stato importante durante il viaggio, perché lui soprattutto nel parlare con l'esercito egiziano. E io vi garantisco che parlare con l'esercito egiziano non è facile quando conosci la lingua, quando non conosci la lingua ancora peggio. E poi infine parleremo soprattutto con Dominique, che penso che la maggior parte di voi conosco. Durante poi la serata vedremo anche un video che poi vi presenterò. Ok, allora, grazie a tutti per quello che avete fatto per noi prima della partenza con la raccolta fondi, in particolare i ragazzi della curva. Grazie a voi per quello che avete fatto nei nostri momenti di difficoltà. Noi eravamo a Gaza, l'esercito egiziano non riapriva il valico per motivi di sicurezza, ci sono, è inutile negarlo. Noi abbiamo avuto molte traversie sia per l'ingresso a Gaza sia per riuscire da Gaza, con la scusa e con la verità dei problemi di sicurezza. L'esercito egiziano e le autorità di sicurezza egiziane hanno provato in tutte le maniere ad ostacolarci. Anche grazie alla nostra ambasciata siamo riusciti a passare, oltre che grazie alla nostra determinazione non abbiamo mai mollato un minuto. E io qui voglio dire una cosa prima di proseguire: la nostra ambasciata con la nostra delegazione ha terminato di curare le pratiche di ingresso dei connazionali a Gaza attraverso il valico di Rafah. Questa è una decisione secondo me molto ma molto grave, perché priva tutti i nostri connazionali che vorranno andare a Gaza o che si trovano a Gaza di una copertura legale e giuridica e di una grande sicurezza. L'ambasciata, noi siamo il terzo partner commerciale dell'Egitto, il primo partner commerciale nell'ambito dell'Unione Europea. Quando l'ambasciata italiana parla con il Ministero degli Esteri egiziano ha un certo peso. Il fatto che ora non cura più le pratiche dei connazionali sicuramente metterà in difficoltà tutte le delegazioni che vorranno entrare a Gaza, le delegazioni italiane chiaramente. Quando noi siamo stati in difficoltà a Gaza, la nostra ambasciata ha fatto di tutto per farci uscire. Non vi dico, per carità di patria altrui, quello che hanno risposto le ambasciate tedesche e spagnole a dei loro connazionali che erano a Gaza a portare aiuti e che non potevano uscire. Sono usciti grazie alla nostra ambasciata. Quindi sicuramente nel tempo noi andremo a sviluppare anche una pressione nel nostro Ministero degli Esteri, perché poi non è che l'ambasciata italiana decide da sola se fare delle cose o non fare delle cose, gli arrivano degli ordini e deve obbedire. Quindi noi comunque metteremo in piedi anche prossimamente un meccanismo di pressione sul Ministero degli Esteri, perché l'ambasciata italiana al Cairo, che è una punta d'eccellenza dello Stato italiano,
deve garantire i nostri connazionali come li ha garantiti fino adesso. Io non parlerò del viaggio a Gaza, parlerò soltanto delle difficoltà, parlerò della difficoltà di interloquire con l'esercito egiziano. Noi abbiamo parlato col comandante responsabile di tutta la sicurezza dell'Ordine Sinai, ci ha parlato Bassan, per fare 350 km ci abbiamo messo 9 ore. Ogni posto di blocco sembra che cambia esercito. Ogni posto di blocco si ricomincia tutto da capo, debbono ritelefonare al colonnello che telefona al generale che telefona al Cairo, e poi ci vuole, quando ti dice bene, mezz'ora per la scorta, e poi speriamo che la macchina della scorta si mette in moto, perché l'hanno pure spinta per metterla in moto, non so come vincono le guerre un esercito in ciabatte che spinge le camionette. E poi a un certo punto ti fermi nel deserto e devi aspettare 20 minuti, non si capisce chi è cosa, e uno si domanda, dice, ma scusate, non era per la nostra sicurezza, qui forse se stiamo fermi siamo un bersaglio. E però è così, per fare 350 km ci abbiamo messo 9 ore. All'uscita non ci hanno fatto fare la strada, era notte, forse non era sicura, ci hanno fatto girare per Al-Arish, dove se qualcuno non notava un pullman turistico lo notava apposta, perché c'era davanti la macchina che strombazzava a tutti, che dovevano togliersi. Noi abbiamo visto la guerra quella vera, non la guerra dei film, perché il Nord del Sinai è in guerra, e in questi giorni, in queste ore, avete visto tutti, la situazione è anche peggiorata. Nonostante tutto questo, noi non abbiamo mollato un secondo, siamo stati determinati fino alla fine e siamo riusciti ad entrare a Gaza, dove abbiamo trovato una situazione veramente veramente brutta, che poi vi descriveranno. Noi, e concludo, prima di partire per Gaza e adesso, siamo riusciti, adesso anche con questa assemblea, siamo riusciti a costruire un piccolo importante patrimonio di lotta, di determinazione, di comunanza tra le persone, che non vorremmo vada disperso. Per questo, e ve lo anticipo per la prima volta, io, Bassan e Maurizio stiamo preparando un piccolo documento incentrato su pochi punti, in modo che nessuno si senta escluso, come dice una famosa canzone, la storia siamo noi, e nessuno si senta offeso. Questi pochi punti sono il diritto al ritorno per tutti i profughi palestinesi, la libertà per i prigionieri politici palestinesi, perché loro sono i primi che hanno il diritto al ritorno, il diritto di ritornare a casa loro, alle loro famiglie, alla loro lotta. L'autodeterminazione del popolo palestinese senza nessuna ingerenza interna di nessun tipo. La fine della colonizzazione israeliana, che è il primo passo per la fine dell'occupazione. Su questi cinque punti noi chiameremo tutto il movimento filo-palestinese, tutti i compagni, gli amici che lottano al fianco del popolo palestinese, ognuno con le sue peculiarità, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con il suo modo di fare. Non c'è uno che è bravo e uno che è meno bravo, siamo tutti bravi. Ad una riunione nazionale, il 16 o il 23 marzo, dobbiamo decidere la data in base alla disponibilità di un locale che ci concederanno alcuni compagni. Quindi una riunione nazionale il 16 o il 23 marzo per proporre a tutto il movimento di fare più o meno in contemporanea, diciamo in un range di 4 giorni, di 4 date, il 15 di maggio, anniversario della Nakba, la catastrofe palestinese, quando Israele si annette la Palestina e caccia tutti i profughi. Quindi dal 15 di maggio, che è un giovedì, fino al 18 di maggio, che è una domenica, ognuno con le sue caratteristiche, a Roma forse riesce meglio il giorno lavorativo, a Fasano forse riesce meglio la domenica,
a Bolzano forse riesce meglio il sabato, ognuno sa le caratteristiche sue. Però ecco, nell'arco di questi quattro giorni fare in ogni città italiana, in quante più città italiane possibile, una iniziativa a sostegno della resistenza palestinese. Farla in contemporanea secondo noi è molto importante perché ci dà una grande visibilità, dà una grande visibilità al problema, farla in piazza, perlomeno come obiettivo preferenziale farla in piazza, farla in mezzo alla gente, ognuno con i suoi modi, ognuno come è abituato a farla. L'importante è farla tutti insieme. Noi cercheremo di fare anche un logo comune che leghi l'iniziativa, da mettere sul manifesto, sulla locandina, sulla cosa, sulle cose che faremo. E poi il 12 di aprile ci sarà la manifestazione nazionale dei movimenti a Roma, in quell'occasione di fare uno spezzone del movimento filo-palestinese. La maggior parte dei compagni che si occupano di Palestina sarà comunque a Roma. Allora abbiamo pensato di proporre in questa assemblea nazionale di caratterizzarci in questa maniera. Cercheremo di intensificare poi col tempo la campagna per l'imbogottaggio, il disinvestimento e le sanzioni dell'economia israeliana, come ci hanno chiesto i compagni a Gaza. La campagna politica contro il sionismo, perché la prima cosa di cui hanno bisogno i palestinesi è la solidarietà politica. La solidarietà materiale è importante, se ci riusciamo la facciamo, siamo coscienti che quel poco che abbiamo portato è una goccia in un mare di bisogni, ma lo abbiamo fatto volentieri, ma la cosa primaria che bisogna fare quando si parla di Palestina è dare solidarietà politica al popolo palestinese, a fare politica in Italia perché certe situazioni si sbloccano. E poi come promotori, come comitati, ricordiamo che noi siamo per appoggiare la resistenza palestinese sotto ogni forma, senza se e senza ma. Sono i palestinesi che decidono le loro forme di lotta, possono essere tante, possono essere varie, le appoggiamo tutte senza se e senza ma. Buonasera a tutte, io anche me ringrazio tutti quelli che hanno partecipato sia al nostro viaggio per andare e anche ci hanno sostenuto quando eravamo sotto assedio a casa. Quindi un ringraziamento per tutti, e nasce questo anche da un fatto molto importante per me, almeno personalmente, come credo per tanti palestinesi: sentirsi assediati. Questa è la prima cosa quando siamo arrivati al Cairo, è un sentimento dell'impotenza. Cioè, tu sei un cittadino, cioè un passaporto italiano riconosciuto in tutto il mondo, ma non riesci ad arrivare a quella parte del mondo. E ti senti come dire, la frustrazione proprio che ti viene in quel momento, la rabbia, perché che cosa? Tutti gli accordi che sono stati fatti fra Egitto, i palestinesi, gli israeliani, l'Egitto deve essere un passaggio, cioè non devono controllare nessuno che va a Gaza o che esce o viene. Questo deve essere un valico solo di passaggio, cioè non, nessuna autorità su chi entra e chi esce. Invece hanno fatto diventare quello un muro per aumentare l'assedio contro i cittadini di Gaza sia all'uscita sia all'entrata. E questo l'abbiamo sentito già dall'inizio, quando c'era questo gioco al ping pong, insomma, domani si parte, no, non si parte, domani arriva il permesso dell'ambasciata, non arriva. Dovevamo partire a agosto, l'abbiamo dovuto rimandare fino a dicembre, perché tutti i vari passaggi che ha detto anche Gustavo in un certo punto del lavoro che ha fatto anche l'ambasciata italiana, in cui va anche il nostro ringraziamento. L'idea era un'idea vecchia, non è nuova per noi, cercare di trovare un modo per andare a Gaza senza dire andiamo a portare aiuti materiali. Noi vogliamo fare una cosa diversa, e l'unica cosa che poteva unire
un circolo in cui stavamo da anni lavorando, andando tutti gli anni a Gaza, a Libano, a Beirut, con il comitato, per non dimenticare Sabra Shatila, comitato fondato dal nostro carissimo amico e compagno Stefano Chiarini, per ricordare il diritto al ritorno. L'unica cosa che unisce tutti i palestinesi, destra, sinistra, centro, tutti sono d'accordo su quel punto, che è il nucleo della questione palestinese. Se io sono stato costretto a lasciare la mia casa sotto la forza delle armi, ora devo tornare. Cioè, nessuno può cacciarmi da casa mia dove sono nato, né con la forza né con nessun altro. Deve essere un accordo per farmi uscire da casa mia. A me mi hanno costretto a uscire con la forza delle armi, della guerra, del terrorismo, dei massacri fatti dal 47 in poi, cioè con la pulizia etnica praticata dai vari governi israeliani contro i palestinesi. Quindi quel diritto, che è stato poi riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto inalienabile, cioè non cade, non decade né a livello personale né a livello di gruppo, quindi nessuno ha diritto a toccare quel diritto, perché i diritti sono diritti, diritti di ogni cittadino a vivere in un paese riconosciuto, casa sua, la terra sua, sua famiglia, è un diritto, i diritti non decadono. Quindi questa è una cosa che unisce tutti i palestinesi. Noi abbiamo puntato su quel diritto, vedendo i nostri miei connazionali, i miei amici, i miei compagni palestinesi che vivono nei campi profughi in Libano, i loro ci chiedevano questo: ma i profughi palestinesi che stanno a Gaza, che stanno in Cisgiordania, che stanno in Giordania, che stanno in Siria, che succede fra di loro? Voi li vedete? Qualcuno ci pensa a loro? Ma pensate solo ai 400.000 palestinesi che stanno in Libano? Questa era la domanda, perché non è una questione di un paese, ma di tanti paesi in cui ospitano i palestinesi profughi, e di cui l'ultimo stiamo vedendo tutti i giorni, insomma, quello che succede a Yarmouk in Siria, dove 200-300.000 palestinesi sono stati spinti fuori o rimasti assediati nello stesso campo, sia dalle forze governative per un motivo, sia da altre forze jihadiste per un altro motivo. Per noi l'obiettivo era proprio come dire, mettere sotto fuoco questa questione dei profughi palestinesi in modo più diretto, vivendola. Perché se noi eravamo tutti cittadini italiani, per entrare a Gaza abbiamo messo 8 giorni praticamente, siamo entrare il 28 di dicembre, siamo entrati il 2, e per uscire dobbiamo uscire il 4, siamo usciti l'8. Ma immaginate noi che siamo cittadini stranieri, compreso il sottoscritto, perché sono un cittadino italiano, per un certo punto mi ha salvato davanti agli egiziani. Però anche questo, sentirsi come cittadino di un paese riconosciuto, sovrano, ha la sua autonomia, tra parentesi poi è un altro discorso quello, però a livello mondiale è così. Se tu non riesci né a uscire né a entrare in un paese o un altro pezzo di terra perché c'è qualcuno che dice no, questa è sotto assedio, questo sotto embargo, questo non può uscire, non può entrare. Se eravamo noi trattati in quel modo, figuriamoci un palestinese di Gaza. Cioè, noi abbiamo subito l'uno per milione di quello che subiscono gli altri cittadini palestinesi, che hanno il diritto, come tutti i cittadini del mondo, a entrare e a uscire dal loro paese come vogliono. E dico Gaza per dire Palestina, perché Gaza è una parte della Palestina, non è tutta la Palestina. Quindi anche in Cisgiordania è la stessa cosa, non è che è facile uscire e entrare come vogliono, perché il sottoscritto già nel 95 è stato espulso dall'aeroporto di Ben Gurion con una delegazione della CGIL per un progetto di Gaza. Questo forse mi ha commosso molto quando siamo entrate, ma ha proprio rimosso tutto il sentimento della rabbia. E di... Con quale motivazione? Nessun motivo, motivo di sicurezza. Ah, motivo di sicurezza. È ordine del Ministero degli Interni israeliano. Ah, punto e basta. Punto e basta, il primo volo e torna in Italia. Ah. E questo nel 95, quando il cosiddetto processo di pace stava dando i primi fenomeni, insomma. E non ero un terrorista, sono un uomo che resiste per lotta per la causa della sua gente, del suo popolo, quindi non mi considero né qua là, ma un combattente per la libertà e per il diritto. Quindi su quello mi hanno mandato in diretto. E quindi l'idea è quella: quando sono arrivato a Gaza, è vero quello che diceva Ciccio, insomma, che
le parole mi rimanevano in gola perché non riuscivo a credere che ancora sto su un pezzo della mia terra. E questa è stata una cosa grandissima, anche grazie a questa delegazione che siamo riusciti a fare. I nostri incontri a Gaza, e questo dobbiamo pure dirlo, sia con tutte le forze politiche che abbiamo visto, esclusa Hamas, perché non ci hanno voluto vedere, malgrado che l'abbiamo cercato fino all'ultima sera a cena, abbiamo avuto anche questo piacere di parlare con il figlio di Haniyeh, Ismail Haniyeh, il capo del governo di Gaza, dicendo: senti, noi stiamo andando a cena, invitiamo te e tuo padre, venite a cenare con noi. Se non è possibile, veniamo a casa tua a prendere un caffè o un tè all'arabo, insomma. Era il massimo della pressione politica, diplomatica che uno poteva fare. Dopo una settimana che siamo state, domani, dopodomani, domani, dopodomani, non siamo riusciti a vedere neanche un rappresentante di Hamas. Ma le altre forze che abbiamo incontrato da Fronte Popolare, senza nominare nessuno, tutte le altre forze politiche, hanno apprezzato moltissimo il nostro gesto di andare a dire: noi vogliamo avere il diritto al ritorno. Questa è la cosa più importante sottolineare. Poi, parlando con i comitati popolari di Gaza, abbiamo scoperto, per me è anche stata una grande scoperta, come palestinesi, sapevo che sono i profughi palestinesi a Gaza, ma non sapevo che erano il 75% della popolazione, sono tutti profughi che venivano da altre parti della Palestina. Quindi quella densità abitativa di Gaza, che è unica al mondo, si parla di ogni 4.000 persone per un chilometro quadrato, quindi immaginate la densità abitativa che c'è in quella parte del mondo, assediata, martoriata anche con i bombardamenti, con varie cose, e tu arrivi a parlare con queste persone, dicono: noi vogliamo tornare a casa nostra, ognuno vuole tornare dove è nato il suo nonno, o nato suo padre, o il suo bisnonno, perché il loro sogno è esattamente come il sogno dei nostri amici del Libano, che ogni volta che li chiami tu a un ragazzino di 5-6 anni, dice: tu da dove sei? Non ti dirà mai: sono nato a Shatila o a Burj el Barajne o a qualsiasi campo palestinese in Libano. Dirà: io sono nato al Majdal o Haifa o Acre o il paese della nascita di suo padre. E questa è la memoria storica, la memoria di un popolo che si trasmette, in quanto uno pensa, poi io sono abbastanza anziano, insomma, non ho 40 anni, quando Golda Meir nel 67 diceva: ma dove sono i palestinesi? Io sono la palestinese, lei che viene dalla Russia. Ora, lei, come tutti i dirigenti israeliani, i governanti israeliani, si trovano un popolo intero che sta dicendo: noi abbiamo i diritti e li vogliamo avere e non molleremo, perché la resistenza palestinese continua e continua tutti i giorni. Stamattina c'è stata una grande manifestazione a Hebron, al Khalil, per il diritto a aprire una strada, si chiama strada dei martiri. La strada dei martiri, una strada commerciale, Israele l'ha chiusa già 10-15 anni fa, mi sembra, e ha chiuso tutto il mercato e nessuno può entrare e uscire da quella zona. Quindi anche questo tipo di lotta, di aprire la strada, è un diritto anche a fermare la tua esistenza come popolo e come capacità di reagire e lottare contro l'occupazione israeliana, come la lotta continua tutti i venerdì contro gli insediamenti, contro il muro, è una lotta continua su tutto il territorio palestinese. E questo è un grande risultato anche della capacità di questo popolo di inventare il tipo di lotta che vuole trovare ogni giorno. Noi siamo stati, quando stavamo a Gaza, erano in pieno svolgimento anche le trattative con la pressione americana di Kerry, che vuole cancellare il diritto al ritorno dei palestinesi, chiedendo ai palestinesi di riconoscere l'ebraicità dello Stato di Israele. È una cosa, una chiesta unica al mondo, non è mai successo. Cioè, io non posso chiedere all'Italia di essere riconosciuta come uno Stato cattolico, o agli inglesi come uno Stato anglicano, o per non so, ma perché, o domani all'Arabia Saudita solo un paese musulmano, o alla Palestina come uno Stato solo per i sunniti? Ma che diavolo stanno inventando per bloccare qualsiasi processo di pace, per arrivare a una soluzione politica, per una soluzione giusta? Perché se c'è una soluzione senza giustizia non è una soluzione, deve essere una soluzione, e questa soluzione deve essere politica, ma politica mi deve dare i miei diritti prima di tutto.
è il diritto al ritorno uno dei principali diritti di cui un presidente palestinese Arafat ha pagato con la sua vita, rifiutando di firmare un accordo alla Casa Bianca, Camp David 2, se vi ricordate, il 2000, quando ha detto no, Gerusalemme è una, c'è una parte araba e una parte israeliana, noi vogliamo la parte araba. La Palestina con il diritto al ritorno vuol dire che ogni palestinese deve avere il diritto al ritorno. Parliamo di diritto, non stiamo parlando dell'attuazione del diritto. Noi palestinesi chiediamo non solo il diritto al ritorno, ma il diritto anche di essere risarciti per 65 anni di maltrattamento, di esilio, di tutto quanto, perché questo è il mio diritto, io nessuno me lo può togliere, né Abu Mazen, né Kerry, né nessuno, perché questo è la nostra, che ci riguarda noi, e questo ce l'hanno confermato tutti gli incontri che abbiamo incontrato a Gaza, con tutti i nostri interlocutori, nei campi profughi, nelle forze politiche, nelle forze sociali, nella gente. La gente dice questo è il mio diritto, io lo voglio, e questo rappresenta una risposta anche a quella Nakba palestinese del 48, perché il profugo ha un motivo a essere profugo, perché c'è stata una guerra e è stato costretto a lasciare il suo paese. Voi dite che c'è la pace, fateli tornare, come esattamente anche la lotta per i prigionieri politici palestinesi. Sono più di 5.000 palestinesi che vivono in carceri israeliane, di cui basta guardare anche i vari manifesti dell'ARCI, in cui ringrazio per quel lavoro molto bello che hanno fatto, colpiscono i numeri con poche parole, più di 750.000 palestinesi dal 2000 fino ad oggi hanno subito la galera israeliana. Fino a quando questa storia può durare? Fino a quando Israele continua a essere prepotente? Fino a quando l'Occidente, l'Italia compresa con gli accordi che firmano oggi e ieri e l'altro ieri e domani, con uno Stato che sta applicando uno Stato di apartheid contro una popolazione che non è più minoranza. Noi palestinesi e israeliani sullo stesso territorio siamo una maggioranza, e c'è una minoranza che sta governando e pretende di avere uno Stato solo per gli ebrei. Che vuol dire questo? Scusate, ma io voglio sottolineare questo, perché ormai in varie mass media stanno parlando di questo, che i palestinesi rifiutano questa ebraicità dello Stato di Israele, perché in Israele ci stanno, il territorio occupato nel 48, più di 1,5 milioni di palestinesi. Se io accetto da palestinese che quello Stato è uno Stato ebraico solo per gli ebrei, vuol dire 1,5 milioni di palestinesi vengono cacciati via o verranno sgridati, lasciati proprio nell'ultimo della scala sociale, già come lo stanno adesso. Uno, riconosco che il diritto al territorio, che è quella, è una terra ebraica che non ha mai esistito. Riconosco che c'è una nazione ebraica, che per me la nazione non è una religione, completamente differente. Riconosco il piano sionista e riconosco che domani gli insediamenti che stanno facendo nei territori occupati del 67, cioè Cisgiordania, sono legali, perché se quella terra è promessa agli ebrei, allora quelle 500.000 persone che vivono sulla mia terra in Cisgiordania hanno il diritto e possono cacciarmi via quando e come vogliono. E questa è una cosa inaccettabile e inammissibile. Noi riconosciamo lo Stato di Israele come uno Stato, poi sì, la maggioranza ebraica è maggioranza ebraica, ma a me me ne frega niente della religione. A me interessa lo Stato come Stato. Ora, anche i paesi arabi hanno la maggioranza islamica, che vuol dire che devo riconoscerli come Stati islamici? No, io riconosco come Stato statale riconosciuto nella forma che sono state presentate anche alle Nazioni Unite riconosciute. Guardate, anche quando nel 48 Israele hanno fatto la richiesta di essere riconosciuto come Stato per gli ebrei, e il presidente americano all'epoca ha cancellato quella, cioè la conosco come uno Stato, ma non per gli ebrei, per tutti, per chi vuole vivere. Quindi anche questo va, lo troveremo in varie discussioni forse nel futuro, che parleremo molto di questo anche, perché sarà una discussione come quando parlavamo contro il sionismo, qualcuno ci ha attaccato che siamo antisemiti. Noi siamo antisionisti, ma non siamo antisemiti, perché io sono semita. I palestinesi e gli arabi sono simili, quindi io non posso essere contro me stesso. E questo è.
grande forza, una idea, una ideologia che si chiama il sionismo, che è uguale al fascismo, uguale al razzismo, uguale ai regimi di apartheid, su quello che vogliamo abbattere. E tutto ciò che produci normalmente, perché io non è lotto contro il fascismo e basta, ma tutte le ramificazioni del fascismo vanno combattute, perché ne troviamo anche oggi in Italia, non è che sono finite. Non è finita la lotta antifascista, fascista, e per questo tanti di noi ancora stiamo lottando dicendo. Si è fermato il microfono. Per questo. Io so, questo vabbè. Sembra. Parla di sì. E quindi. Parla più vicino alla bocca. Vabbè, comunque, questo è quello che diciamo noi. L'importante per noi è quello capire che c'è un'idea politica che stiamo lottando contro, per un'altra idea. Io non voglio uno Stato palestinese religioso. Lo dico chiaro in tondo, e mi sembra che nessun palestinese che ha un cervello, dopo quello che stiamo vedendo, i risultati della grande primavera araba, che succede in Egitto, che succede in Siria, che succede in Libia tuttora, in Tunisia, cosa potrebbe succedere domani? Noi vogliamo uno Stato laico, democratico per tutti, dove tutti possono vivere, avere gli stessi diritti, senza guardare né razza, né religione, né colore, né sesso, né niente. E un cittadino, un essere umano, vuole vivere in pace, benvenga, rispettando tutte le regole dello Stato. E questo è il nostro punto. A me le questioni religiose nel mondo arabo ci hanno portato sempre al disastro. È quello che abbiamo subito sia andando in Egitto i primi giorni, perché non potevamo arrivare perché la scusa alla sicurezza, erano appena messi i fratelli musulmani, lo accennava Gustavo prima, fuori legge. Fratelli musulmani è un gruppo di islamico molto fondamentalista, per anni è rimasto fuori legge, ben organizzato, ben finanziato e ben diffuso nel mondo arabo. Ma non può essere l'unico colore che governa nell'Egitto, né in nessun'altra parte del mondo. In Siria stanno facendo massacri perché l'hanno iniziato loro, poi si è sviluppato altri. L'Inghilterra ha molta paura perché stanno tornando più di 5.000 armate che hanno fatto la guerra in Siria. E questo è un peso sociale domani quando tornano in Inghilterra. Gente armata, addestrata, ha fatto la guerra, vera guerra, insomma, che vanno a vivere in un paese che si definisce una delle democrazie occidentali, insomma. Come fanno a accettare 5.000 persone che hanno avuto un'esperienza del genere? Anche questo può essere un pericolo domani anche in Occidente, come lo è nel mondo arabo. Noi in questa situazione della primavera araba, che doveva essere, sono diverse, si erano gli obiettivi diversi di quello che è successo. Deve essere una cosa, nasce dal popolo per un cambiamento democratico, per tutti, non per un solo colore e religioso. Allora a quel punto forse avremo trovato un mondo arabo diverso di quello che c'è adesso, diverso di quello che era prima. Ma la cosa strana è che questi toccano i paesi più laici. L'Egitto, che era un paese laico, la Siria un paese laico, l'Iraq non è un paese religioso, era un paese laico, molto avanzato a livello sociale, a livello tecnologico, sono state distrutte tutte e tre. Non è una cosa strana. Iraq, Egitto, Siria, poi la Libia e Tunisia sono arrivate di contorno. Distruggere la Siria, l'Egitto e l'Iraq è una cosa importante, e io so per chi, per il movimento sionista, perché l'unico che può godere di tutto questo sono gli israeliani. Quindi non escludo. Adesso Israele sta dando una mano fortissima anche all'Egitto contro i jihadisti, ma per altri obiettivi, non perché vuole bene all'Egitto o vuole bene a Gaza, perché no, sono altri obiettivi molto più profondi, molto più che riguardano la geopolitica in tutto il Medio Oriente, perché il cambiamento che vuole dividere il già diviso, per l'Egitto deve essere tre stati, la Siria dovrebbe essere quattro, il Libano va diviso, che da un anno e mezzo non riesce a fare un governo, in attesa a vedere che succede in Siria o cosa succederà domani in Arabia Saudita. Ma la cosa strana, in tutta primavera araba non tocca uno dei paesi del Golfo, né l'Arabia Saudita, né il Kuwait, né il Qatar, né il Gerat, nessuno. Hanno preso un piccolo paese che è il Bahrein, un regno,
500.000 persone, ma si chiama Regno. Lì c'era un movimento, ma dopo una settimana hanno mandato l'esercito di carri armati dell'Arabia Saudita per domare una rivolta che c'è lì. Perché questi paesi cosiddetti più arretrati del mondo arabo vengono protetti dall'Occidente sviluppato e laico? E questa è una cosa che a noi ci meraviglia tantissimo. Torno poche secondi sul nostro viaggio a casa. Io credo che è stato molto utile per noi, come italiani che vanno a dare un atto di solidarietà, prima di tutto. Conoscere direttamente la realtà di un popolo, di una popolazione sotto assedio, e vi dico una cosa molto banale, malgrado tutto, quello che c'è a Gaza, ti colpisce una cosa. Quando passa dal valico egiziano di Rafah, che è uno schifo veramente, a tutti i livelli, dal livello umano al livello del bagno zozzo, neanche gli animali riescono a entrare. Appena passi quei 100 metri fra uno e l'altro, stai in Svizzera. E lo dico non per vantarmi, ma lo possono testimoniare i compagni che c'erano con noi: pulito, aria condizionata, wifi, gente che ti rispetta con tutto rispetto. Diversamente dagli Stati Uniti, per 27 passaporti ci hanno messo 3 ore, facendo tutto a mano, perché la rete internet non funziona. E questo ha un significato. Io credo che un popolo sotto assedio di quel tipo riesce a fare questo miracolo, a trovare un valico in quelle condizioni. Non l'hanno fatto per noi, perché al ritorno l'abbiamo visto anche come pulito, sempre come prima, malgrado pieno di gente. Quindi non è la gente che sporca, e tu non pulisci, magari anche se sporca c'è sempre uno che pulisce dietro a te. Questa è una. L'altra cosa che ci ha meravigliato, che ci ha fatto riflettere moltissimo: Gaza sotto assedio, è vero, ma tutta la macelle, gli alimenti che ci stanno, forse in certi mercati c'è più cose a Gaza che in Egitto, in certi mercati egiziani, perché Israele ha voluto questo assedio, perché Gaza 1.800.000 persone sono un mercato aperto per gli israeliani. Cioè noi, malgrado l'assedio, paghiamo e finanziamo Israele ancora un'altra volta. Ci assedia e la finanziamo, perché non entra niente se non si è permesso israeliano. Quindi Israele vuole mantenere questo assedio, perché c'è un mercato aperto, tanto l'unico fornitore sono io, e decido io quante calorie deve prendere, perché così ti mando quello che ti serve per non farti morire. Però continuo a consumare quegli aiuti internazionali che arrivano a Gaza, con gli aiuti delle rimesse dei palestinesi che arrivano ai loro familiari, con l'aiuto dell'autorità nazionale palestinese che arrivano, stiamo finanziando il nostro assediatore. È una cosa stranissima del mondo. È ora di finirla, ora di mettere Israele sotto un po' il cottaggio, il BDS che stiamo facendo, che deve funzionare, credo, a tutta Europa, anche a livello personale. Ognuno deve fare il suo ruolo, perché non può durare una cosa del genere, se no, e prevedo aprile molto vicino, quando scadranno i termini delle ultime trattative fra i palestinesi e israeliani, che scoprirà qualcosa di grosso in tutta la Palestina, perché non può un popolo continuare a essere assediato, martoriato, massacrato, incarcerato, affamato, e non nessuno pretende una reazione. Ma mica siamo delle pecore. Questo è un popolo pieno di intellettuali, di musicisti, di scrittori, di tutto. Abbiamo tutti gli elementi per dire che questo è un popolo capace a badare a se stesso da solo, senza gli americani, senza gli arabi, senza nessuno. Ma vogliamo arrivare a una soluzione che sia giusta per tutti. E questo è il nostro obiettivo. Noi appoggeremo Gaza perché è parte della Palestina, per abbattere il muro, abbattere gli insediamenti, abbattere il sionismo. Su questo ci troverete sempre insieme a voi. Grazie. Adesso vedremo un video, lo presento un attimo. Allora, ogni venerdì, dopo la preghiera, in molti villaggi palestinesi che sono a ridosso del muro, che tra in due i territori palestinesi occupati, si svolgono manifestazioni non violente contro l'occupazione delle terre dei contadini da parte dei coloni israeliani.
un'occupazione che sta rendendo impossibile la sussistenza stessa di questi villaggi e la vita delle persone. Le manifestazioni organizzate dai comitati di lotta popolare vedono spesso la partecipazione di attivisti internazionali e israeliani contro l'occupazione, come Sharon Kasper dell'associazione Yasamba, che racconta cosa significa per un israeliano opporsi alla visione comune e di decidere di passare dalla parte del nemico. Questa è una risposta a chi ci accusa di antisemitismo, questa è una risposta al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. About the occupation. It's crazy, you can go. I was a very curious girl, and until I was 17, something like that, I didn't even know what the occupation meant. I didn't really choose it. I saw what's going on, and I had to respond. It wasn't like a choice, oh, today I'm gonna go and be with the Palestinians and no longer be an Israeli. Some people think that we are insane. Some people think it's good that what we're doing, but they couldn't do it. They couldn't deal with the stress of putting, I guess, so much hope into things and demonstrating and working against things that have been, I mean, the occupation is 45 years. Zionism is 100 years and it's still on such a rise with nationalism and all of this. So, yeah, the responses are not good, but generally. I've lost a lot of friends, yeah. Mainly because you get to a point where you have to choose, you're not going to talk politics with this person, or you are, and you're going to lose them as a friend, because sometimes they say things that are so outrageous that I can't deal with. Dialogue is possible, but not between the governments, between the people. And until there will be justice, there will be no dialogue also. I have nasibi bin nasiku nadiku.
Now they are in the middle of the village and they brought the skunk water and they began to spread houses. It's kind of punishment because of the protest and they want us to stop the protest. You can see they skunk everything, the houses, and there's nobody outside the house or nobody, there's nobody on the street even. We are making our protest here in Nabsar every Friday since 2 years and a half now. We began our protest in 2009 because the settlers took over a spring and a land belonged to the village. That was the spark for our resistance, and we chose nonviolent resistance because we want to try a new method of resistance or a new strategy. Anyway, from the beginning we knew that there is a very expensive price we had to pay for this protest. Every Friday maybe we're gonna lose somebody. But anyway, this is our land, this is our children's future. The village is just 550 persons and there are more than 300 people was injured. So more than half of people being injured of this, and most of them are more than one time. Some people were injured 10 and 15 times. Till now they arrested the 9 international just because being in Nabi Saleh they didn't do anything, and they're also a journalist and photographer with them. Possibile accendere la luce?